sono concluse ormai le universiadi, è stata un'esperienza bellissima. Io personalmente mi sono occupato di quelle che sono state le gare dei lanci, quindi giavellotto, peso, martello e disco, ed ero responsabile insieme a un altro mio collega di tutta la squadra. Dovevamo portare la macchinina per recuperare attrezzi, portare gli attrezzi, gestire gli atleti, dare una mano comunque a tutta la giuria tecnica. Quando c'è un cane che sono stati a contatto con persone che venivano da più di 130 paesi, con atleti forti. Io ho avuto il piacere di incontrare più di 24 medagliati. Poi c'è stata la guerra, ragazzi, fra le spille, magliette. Gli ultimi giorni abbiamo fatto dei change incredibili. Spero non si concluda con Napoli Università di 2019, perché si continui, che ci siano altri progetti importanti. Anche se vedendo le persone come hanno reagito a queste universiadi, non so, non ho visto una grande partecipazione, non ho visto un grande interesse. La RAI ha dedicato pochissimo tempo. Non so se il motivo sia dovuto al fatto che i giochi siamo stati fatti a Napoli, o se semplicemente hanno dato maggiore importanza a queste altre due manifestazioni, una in Asia dove hanno fatto i tuffi, e poi sono state anche gli europei under 23 di atletica leggera. Io sto posando il cellulare sul sediolino del San Paolo. Pure fra qualche giorno sto coso sarà distrutto. Benvenuti alla cerimonia di apertura della 30ª università. Guarda come è bello lo schermo. Diego, siamo partner. Guardate che casino! Guardate che casino! Ecco ancora gli argentini, che sono tantissimi, guardate qua! Diego, Diego! Il Bangladesh ha un solo iscritto, è quello che porta la bandiera, povero! Edi Carla, se guardi questo video, ti prego metti un like, commenta, io ti rompo! Grandi canadesi, quante sono belle queste divise rosse. Repubblica Centrafricana. Dai, io questa non la sapevo proprio. La Repubblica Centrafricana. Basta, bandiera non l'ho mai vista in vita migliore. Qualcuno ci permette di fischiare la Repubblica della Corea del Nord. Amo per Repubblica Popolare Cinese. Via Diocleziano. Da qui provengono l'80% dei prodotti venduti nel nostro paese. Molto bella la divisa della Repubblica Ceca. Non può dire lo stesso quel signore lì che probabilmente a causa delle sue misure non ha potuto indossarla. Attenzione! Send innovation! Fra ma vengono i francesi. I francesi li avranno fischiati. Francia, Germania, Cerinesi. C'è Livio Cori live. Fai tarantello, fai tarantello! Dateci la Gioconda! Vedo l'asse, vedo Adolf, lo vedo! No, non fischiare! Il Partito Nazionalsocialista, lo vedo! È lì! Bandiera della Mongolia in 16 nomi! Ecco la Marica! Marica! Allora, era partito bene, però adesso si è creato il panico. Sì, una delle potenze mondiali. Tutti dopati. Saranno più i russi o gli americani. Arrivando anche la botta del Messico, che saranno un bel po', perché il messicano deve ottenere tutto danno. Para. Non baciare la maglia, che poi te ne vai. C'è un signore fuori corso lì, Però lui sta ancora all'università. La bandiera del Libano sta per il Natale. I giapponesi, attenzione, invadono la base navale di Pearl Harbor. Ma dove vanno? Problemi tecnici. Questa è l'organizzazione. E io vado. Quanto sono belli i giapponesi. L'Indonesia, fra i più famosi su YouTube. GoPro, video, travel, Indonesia, Bali, cose. Uno dei posti più belli al mondo. Grande. Iniziamo a scorgere un muro, che è il muro degli alleati degli Stati Uniti d'America.
aspettavo tutto questo clamore, non so, San Paolo, mi faccio di tutti, sono drogati. No, cioè, non puoi, non puoi rischiarlo, se hai fatto tutto quell'occasione. È in coerenza con me, Schierando. Si canta lì. Please stand for the national. Ragazzi, le luci sono bellissime, belli effetti. Anastasio, è arrivata la fiaccola. Carlotta ferito, Jones. Ha partecipato ai giochi olimpici giovanili di Singapore, alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio de Janeiro 2016. Senza aver vinto nulla, un po' il Napoli questa. Alex Meret, cacciatore e portiere della squadra del Napoli. Lorenzo. Eccolo! Il top del top, Andrea Bocelli. Ragazzi, Sci Limone di chiusura, ultimo giorno, è stata un'esperienza bellissima. Comunque stasera ci sta Nate Jagal, ci sta Clementino, ci sta Mahmood, quindi cose carine. E si aspettavano dei miei amici perché sono riuscito ad avere altri due biglietti. Sono le 8:30, stiamo a fare un po' tardi. Vediamo di cambiare questo cappellino della Polonia con dell'America. Dopo c'è un incontro con un sudafricano, scambio l'impermeabile dell'università con la Polo del Sudafrica. Entrando all'interno dello stadio. Ai! Scusa! Hai tolti un e giù, capito?
Laggiù ci stanno i miei genitori. Quasi quasi dimenticavo di fare l'outro. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente insieme alla Cumana. Ah, questo invece è il mio pass per l'università. E nulla, ragazzi, queste qua sono state, penso, il male delle universiadi. C'è stata una gara incredibile per riuscire tutte queste pins. Come ricordo, mi hanno lasciato anche qualche pettorale. Ho avuto un sacco di magliette carine degli atleti, che ringrazio ancora. Questa è del Sudafrica, guardate quanto è bella, con questa toppa gigante qui dietro. Quest'altra bella maglietta d'allenamento dell'università del Sudafrica. Quella a cui tengo di più è questa qui, che sono riuscito a scambiare dopo la finale 200 metri maschile. C'era questo thailandese e niente, questa maglietta è bellissima, è quella lì ufficiale della Thailandia, guardate qua, top, bellissima, è un po' piccolina ma terrò come ricordo. Per ultimi questi due cappellini, uno della Polonia e quest'altro bellissimo dell'Australia.